Buonasera a tutti. Eccoci giunti a Via Ruzzina, un concorso nazionale di pittura. Io ringrazio tutti i presenti di essere qui oggi, ci teniamo particolarmente che i pittori vengano a questa premiazione, e per cui vi ringrazio particolarmente perché siete qui con noi. Ringrazio anche tutte le autorità presenti, ricordo che siamo ospitati dalla Fondazione Franceschetti di Cola già dal 2007, per cui li ringrazio particolarmente, ringrazio Banca Adria, qui rappresentata dal suo presidente, che da parecchi anni offre il primo premio di questo concorso. Ringrazio l'assessore, consigliere delegato, ma assessore, insomma, per quello fai più degli assessori, Mara Bellettato, e anche consigliere della Proloco e delegato alla cultura, che dopo vi parlerà perché quest'anno ritorna il premio Città di Adria. Poi abbiamo Lisa Roncon, rappresentante di Adriatic e LNG, che ci affianca ormai come sponsor in questo concorso dal 2009, per cui sono già 4 anni che siete presenti con noi. Ecco, io dico qualche parola e dopo lascerò a loro il compito di portare i loro saluti. Noi quest'anno, come novità, vi posso dire che abbiamo realizzato un piccolo catalogo di questa iniziativa, è un primo tentativo di un catalogo. Troverete sia la presentazione di tutti i partner di questo concorso, sia il verbale della giuria, sia anche le foto, non molto grandi, però sono abbastanza fedeli, dei quadri che hanno vinto di tutti i 12 premi. Ci sono anche, dopo verrà consegnato a tutti i partecipanti iscritti, sia i vincitori che i partecipanti al concorso, c'è tutto l'elenco degli artisti partecipanti, c'è anche l'elenco dei primi premi di questo concorso, che è nato nel 1994, quindi troverete, dopo sono stati saltati un po' di anni, però questa sarebbe la 15ª edizione in teoria. Però trovate proprio tutti, abbiamo fatto una ricerca di tutti i primi premi che hanno vinto il concorso Via Ruzzina. Allegato c'è anche l'attestato e in più trovate anche un'iniziativa che quest'anno, proprio inizia quest'anno, grazie anche alla collaborazione di Melania Ruggini, che sono le cene a regola d'arte di Via Ruzzina. Abbiamo coinvolto i ristoratori locali e hanno realizzato delle cene proprio a regola d'arte. Io adesso lascio la parola, direi, al presidente di Banca Adria, che visto che è lui che dà come sponsor del primo premio del tema libero, che non serve. Buonasera a tutti, porto il saluto del Consiglio di Amministrazione di Banca Adria. Velocemente, in effetti è vero, Banca Adria è da anni che è a fianco della Proloco in questa iniziativa. Ma devo riconoscere che l'iniziativa non è mia, non è comunque di questo consiglio, perché è nata ancora con l'avvocato Maltarello, il presidente di Banca Adria che mi ha preceduto, non c'è più, mi dispiace, ci dispiace tantissimo, però comunque l'iniziativa onestamente era sua. La banca nostra è una banca che è molto attenta al territorio e alla salvaguardia degli aspetti umani della popolazione che ci vive. Il nostro statuto, all'articolo 2, recita testualmente che la banca promuove lo sviluppo e il benessere morale, sociale ed economico dei cittadini e dei soci. La messa in fila temporalmente di morale, sociale ed economico non è casuale, vuol dire che prima di fare banca dobbiamo fare un soggetto che si attiva per il territorio. L'utile non è lo scopo della banca, è lo strumento per portare a bene l'altra parte, la parte sociale. Noi da 8-10 anni abbiamo promosso un progetto culturale e siamo impegnati ad assecondare, a sostenere anche economicamente tutte le iniziative che vanno dalla pittura piuttosto che alla presentazione dei libri, alla musica. Ricordo così, per inciso, che la Banca Adria ha una convenzione con il Conservatorio Antonio Buzzolla di Adria e credo che siamo l'unica banca di credito cooperativo che ha una convenzione per sostenere i corsi di laurea di un conservatorio che ormai è a tutti gli effetti una facoltà universitaria. Questo porta prestigio sicuramente al conservatorio, sicuramente a Banca Adria, ma credo anche alla città di Adria. Grazie infinite e complimenti agli artisti.
Ecco, lascio la parola a Mara Bellettato. Quest'anno l'amministrazione comunale ha partecipato mettendo un premio di circa 300 euro, mi pare l'anno scorso non c'eravamo perché il bilancio non era stato fatto dalla parte politica ma dal commissario prefettizio che gestisce soltanto proprio il minimo come amministrazione. E sì, abbiamo deciso di partecipare anche se abbassando leggermente l'importo perché sono tempi grami per tutti. La Proloco ci ha abituato a stare con il fiato sospeso, l'ho già detto qua alla presentazione del numero unico, non si fa niente, ci sono soldi e poi c'è sempre il miracolo, ma è il miracolo del volontariato, è il miracolo di un volontariato che in Italia è ancora per fortuna tanto presente. È stata una bella lotta in giuria, direi, vero? Però eravamo quasi tutte donne e in due dei quattro abbiamo deciso, vero? Ecco, e con piacere, perché proprio abbiamo passato un pomeriggio qua guardandoci i quadri, discutendo, confrontandoci e anche proprio... il confronto è stato importante secondo me perché non capivamo certe cose, altre, poi c'era chi aveva fatto l'accademia che ci ha così un pochino aperto determinati orizzonti. Bene, auguri a chi ha vinto e vedremo chi ha vinto. Adesso la parola al padrone di casa, presidente della Fondazione Franceschetti Nicola. Bene, grazie. Beh, noi siamo sempre, voglio dire, molto felici e onorati di poter ospitare questa manifestazione, anche perché è una manifestazione di quelle che noi ci teniamo molto, sia perché chi, voglio dire, fa realizzare questo che è la Proloco e le varie associazioni ci mettono anima e cuore, e sia perché è un concorso che ci accorgiamo che è aperto a tutti, è aperto a nuovi pittori, voglio dire, un qualche cosa che permette a chi magari non ha altre occasioni o altre realtà di potersi esprimere, di poter partecipare a questo concorso. Noi, oltre a dare naturalmente l'utilizzo gratuito di questa sala, abbiamo da sempre dedicato un premio di 1000 euro al nostro fondatore, appunto, che era il dottor Nicola Angelo Raffaele. Però a me piace ricordare, voglio dire, questo avvenimento come un qualche cosa di familiare, cioè ogni qualvolta che ci vediamo, una volta all'anno, è una di quelle cose che se non ci fosse ci mancherebbe, per cui speriamo sempre che continui meglio, con tanti quadri come oggi, e devo dire la verità, ogni anno resto sorpreso perché la qualità, voglio dire, anche di chi partecipa è alta. Grazie ancora. Adesso lascio la parola a Lisa Roncon di Adriatic Energy, che è presente anche con una sezione speciale. Adesso vi racconterà lei, poi lei è il miracolo, ecco, di quello che riusciamo a fare, perché insomma, ecco, ci sostengono proprio nel realizzare questo concorso. Se non ci fossero loro non lo so se riusciremo ancora a farlo. Quindi adesso lascio la parola a Lisa. Grazie, intanto è abbastanza complicato essere presentati come un miracolo perché crea una certa aspettativa, una certa ansia, però direi che a proposito di miracoli è un miracolo sentir parlare di cultura che non va avanti, che non porta persone, invece vedere una sala così piena, così gremita, ci dà la forza e la volontà di continuare nel sostenere la cultura. Adriatic Energy è un'azienda presente sul territorio dal 2008. Ci siamo quindi presto accorti di una manifestazione bella e interessante come Via Ruzzina, già dal 2009. E diciamo che è stato un percorso di crescita, tant'è che ormai da 2 anni abbiamo inserito proprio una sezione a parte, dedicata all'energia, declinata in temi sempre un po' diversi. In quest'anno in particolare si parla di armonia tra uomo e territorio. Per noi è una cosa molto importante perché rappresenta un po' la nostra mission. Noi siamo un rigassificatore che è arrivato sul territorio, una realtà che è di eccellenza a livello mondiale e che arriva appunto in un territorio particolare, ma lo vuol fare con cognizione di causa. Per questo cerchiamo continuamente quelle che sono le realtà meritorie nel territorio al fine di sostenerle e farle crescere.
pensiamo che ogni anno Via Ruzzina stia dando un contributo importante al territorio a livello nazionale, e il vedere questi quadri, vedere come questi rappresentano la realtà e la società che stiamo vivendo, credo proprio ne sia la più chiara dimostrazione. Quindi complimenti e grazie a tutti coloro che sono qui e che hanno lavorato, a Letizia che è il baluardo della cultura adriese, e a Melania che ha fatto un lavoro di curatrice veramente lodevole. Quindi apprezzate e godetevi anche il catalogo, che è sicuramente una novità ancora dimostratrice della crescita di questa manifestazione. Insomma, Melania, siccome anche lei è una delle partecipanti alla commissione giudicatrice, ci dice proprio due parole, insomma, e dopo cominciamo subito con la premiazione. Allora, è stato un bellissimo pomeriggio, come ha detto l'assessore, ci siamo ritrovate, eravamo tutte donne e abbiamo fatto un po' il punto della situazione. Ah, infatti, in questo bel salotto, e quindi è stato proprio un incontro in un salotto per capire un po' dove sta andando anche l'arte, perché l'arte secondo me prima di tutto deve essere un sogno e deve essere coltivata e deve essere proprio ambita. E quindi appunto questi concorsi danno la possibilità al pubblico anche di sognare, insomma, perché diciamo che non c'è solamente l'arte museale, ma c'è anche un'arte, diciamo, che è fatta un po' per hobby, per coltivare anche una passione, ed è giusto quindi che ci siano queste associazioni del territorio molto importanti che fanno un lavoro costante di ricerca e che permettano tutto questo grazie agli sponsor e grazie a questa bella festa. Poi alla fine un'ultima parola: speriamo che ci siano più giovani. Io punto l'indice sui giovani e sulle nuove ricerche, perché credo che questo concorso vada proprio rilanciato anche su 30-25, e penso che appunto confrontandoci anche un po' con i professori del territorio hanno detto che ci sono veramente dei talenti molto validi anche qui ad Adria, e quindi largo ai giovani anche volendo. Grazie. Adesso Mara, consigliere della Proloco, Mara Alberti, Viole o Mara Alberti, leggerà il verbale della commissione e poi tanto procediamo alle premiazioni. Allora, buonasera a tutti. A me aspetta la parte più, diciamo, più burocratica, probabilmente quella che aspettano un po' tutti e attendono per sapere il premio vinto, la classifica, la graduatoria, eccetera. Comincio quindi con la lettura del verbale. Verbale della commissione giudicatrice del concorso nazionale di pittura Via Ruzzina 2012. Il giorno 18 ottobre 2012 alle 15, ore 15, si è riunita presso la Fondazione Franceschetti Edicola, sita in Adria in via Cavallotti, la commissione composta dai signori Roberta Giacomella, esperta in modernariato e antiquariato. Collabora con la rivista L'Informatore Europeo con una propria rubrica. Laura Gioso, pittrice e insegnante di educazione artistica, ha conseguito il diploma all'Accademia di Belle Arti di Venezia. Poi Melania Ruggini, storica dell'arte e curatrice esperta in comunicazione culturale. Mara Bellettato, consigliere delegato alla cultura del Comune di Adria. Lisa Roncon, rappresentante di Adriatic LNG, Claudio Lorenzi, consigliere della Fondazione Franceschetti Edicola, incaricata della valutazione delle opere pittoriche presentate per il concorso nazionale di pittura Via Ruzzina, bandito dalla Proloco di Adria. Presente in qualità di segretario verbalizzante la signora Letizia Guerra, presidente della Proloco di Adria. La commissione, dopo aver preso conoscenza del regolamento del concorso, procede quindi a una prima ricognizione delle opere presentate. Verificata la presenza di 92 dipinti, di cui 79 iscritti alla sezione tema libero e numero 13 iscritte alla sezione speciale Adriatic LNG, energia sostenibile, uomo e territorio, un'armonia possibile, questo è il titolo. La commissione, dopo attenta valutazione e partecipata discussione, individua concordemente le opere ritenute di maggiore interesse della sezione tema libero, contrassegnate dai numeri 19, 35A, 22 e 23A. Analizzate e visionate le suddette opere, la commissione procede a valutare l'assegnazione dei seguenti premi. E qui passiamo ai premi.
primo premio, premio Città di Adria, opera 23A, avente per titolo Po di Pila, di Jean Manet di Rovigo, alla quale viene assegnato il buon acquisto di euro 300 offerto dall'amministrazione comunale di Adria. Adesso leggiamo un attimo, prima di passare al premio, la motivazione. Dipinto appunto consegnato dal numero 23A, con la seguente motivazione: esaltazione del paesaggio del Tizio in un'inedita veste pittorica, dove il rapporto simbiotico tra acqua e terra crea un riverbero di luce. Bellissimo. Numero 22, avente per titolo Dentro Venezia, di Paolo Fedeli, di Gambassi Terme, Firenze, alla quale viene assegnato il buon acquisto di euro 500 offerto dalla Proloco di Adria, con la seguente motivazione: per la sovrapposizione di spazi, luci, forme, ricordi in una romantica Venezia. Opera numero 35A, avente per titolo opera numero 0284, di Gianfranco Zenerato, di Villa Fontana, Verona, alla quale viene assegnato il buon acquisto di euro 1000 offerto dalla Fondazione Franceschetti di Cola in memoria del dottor Di Cola Angelo Raffaele. La motivazione per quest'opera è la seguente: il CD rappresenta un elemento di rottura nell'equilibrio compositivo classico dell'opera, dato dalla natura morta e dalla figura femminile. La tecnica mista ha permesso di creare piani prospettici. Questa è la motivazione. Opera numero 19, avente per titolo Città al mattino, di Gianpietro Cavedon, di Marano Vicentino, Vicenza, alla quale viene assegnato il buon acquisto di euro 1500 offerto da Banca Adria, banca di credito cooperativo del Delta. La motivazione per questo premio è la seguente: per avere interpretato in chiave attuale e realistica il fascino di una città in divenire. La luce soffusa riporta all'atmosfera rarefatta del risveglio. Bellissimo. Ecco. Dipinto contrassegnato dal numero 54B, con la seguente motivazione: per la capacità di armonizzare l'uomo in un contesto industriale, ponendolo al centro come protagonista responsabile del suo presente e del suo futuro. Energia ragionata ci ricorda il nostro ruolo nel rendere lo sviluppo energetico sostenibile e compatibile con il territorio. Premio speciale, opera 54B, avente per titolo Energia ragionata, di Mohamed Rouhani, di Yolanda di Savoia, Ferrara, alla quale viene assegnato il buon acquisto di euro 1000 offerto da Adriatic. La commissione procede a completare l'elenco dei vincitori, individuando i premi da 250 euro e identificandoli all'unanimità nelle opere contrassegnate dal numero 1A, 3B, 7A, 11, 21A, 26B, 32B. Solo l'autore dell'opera contrassegnata con il numero 32B risulta essere una donna e pertanto alla stessa viene assegnato il premio in memoria di Agnese Baggio. Questo premio viene assegnato al quadro che ha per titolo Passeggiando per Adria, di Daniela Sant'Ambrogio di Portoviro Rovigo. Avente per titolo E la vita continua,
di Egidio Ghirlandi di Castrocaro Terme, alla quale viene assegnato il buon acquisto, sempre di 2,50 euro, offerto dalla farmacia La Croce di Malta, dottor Massimo Rossi di Adria. Arte, fantasia, colore di Pier Andrea Pavan di Zevio, Verona. Leonardo, è questo? Allora, opera numero 3B, avente per titolo Un giorno di ottobre in Maremma di Sigfrido Nannucci di Certaldo, Firenze, alla quale viene assegnato il buon acquisto di euro 250, offerto da Logistica Fratelli Ferrari, Ferrara di Conac. Pronta lì. Allora, opera numero 7A, avente per titolo Incontri segreti di Roberto Cheula di Adria, Rovigo, alla quale viene assegnato il buon acquisto di euro 250, offerto da Nuova Tipografia di Corbola. Opera numero 26B, avente per titolo 3, di Diego D'Ambrosi, di Casale sul Stile, Treviso, alla quale viene assegnato il buon acquisto di euro 250, offerto dall'ingegner Bonato di Adria. Avente per titolo Vecchio Borgo di Doriano Tosarelli di Villa Marzana, Rovigo, la quale viene assegnato il buon acquisto di euro 250, offerti da Azienda Agricola Eredi Destro di Cona. La giuria infine decide di segnalare le opere 36A Funambolo e 36B Uragano di Paolo Franzoso. Sei qui presente? Io farei un bel applauso a tutti i pittori che hanno vinto e anche a quelli che non hanno vinto. Le opere erano di alto livello, speriamo che il prossimo anno di riproporlo ancora, e quindi che siate sempre presenti. Anche di più, i vincitori, è stato consegnato anche una copia del numero unico, sempre della Proloco, che è stata presentata sabato scorso, per cui anche la signora che ha preso il premio Agnese Baggio troverà proprio la storia della persona per cui insomma è intitolato il premio. Vi è anche un bel capitolo dedicato alla storia della Fondazione Bocchi e anche altre insomma, ecco, notizie sulla nostra storia cittadina. Per cui vi invito a leggerlo e, insomma, ecco, e a conservarlo, perché va conservato.